Vabbè, adesso avrete le lezioni video registrate. Nel passato, se uno studente perdeva le lezioni per qualunque motivo, si appoggiava sugli appunti di qualche amico o amica, oppure ha un testo. Il testo è anche utile perché non è detto che capirete quello che io vi spiegherò, e quindi magari avrete bisogno di sentire una seconda versione. E il vantaggio del libro è che tutto bello scritto, uno riesce a farsi la sua mezza pagina all'ora per i più lenti, o più pagine all'ora per i più veloci, e col proprio ritmo. Invece seguire una lezione frontale sempre molto impegnativo. Premetto, l'italiano è la mia seconda lingua. Io sono di nascita statunitense, quindi la mia prima lingua è l'inglese. Il mio italiano non è perfetto, vivo in Italia da tanti anni, sbaglio il maschile e femminile, e certe altre regole grammaticali magari quando sarò stanco salteranno. Scrivere magari non mi riesce praticamente bene. L'orario che hanno messo è folle, secondo me, perché non capisco perché voi non abbiate fisica il mercoledì. E quindi probabilmente dovremmo metterci d'accordo per rendere l'orario un po' più ragionevole. Vedremo. Non è tanto pesante su di voi, perché voi siete seduti sui vostri culi. Invece io sono qua per parlare. Avrò quante ore oggi? 5 a voi e 2 all'altro gruppo, quindi ho 7 ore. Io. Va bene. Se per caso vedete che comincio a balbettare e svengo, è solo un ictus, niente di grave. Probabilmente corro qualche rischio questo semestre. Va bene, allora un paio di considerazioni. I tre testi, c'erano tanti testi, io ho preso tre perché non stava molta roba in questa valigetta. Sono tre testi che segnalo ogni anno e gli studenti più o meno si trovano bene. Ripeto, ogni studente dovrebbe avere un testo indipendentemente da quello che io faccio. Dico un'altra cosa, che un paio di anni fa, dunque io per prepararmi le lezioni mi faccio sempre degli appunti personali. E siccome ho una pessima memoria, ogni anno mi preparo lezioni, cioè io me le sono portate dietro perché così magari c'è qualche spunto che l'anno scorso mi è venuto in mente, quindi io li ho con me. Due anni fa uno studente mi chiese di poterli fotocopiare. Io ero molto esitante perché sono appunti personali. Intanto sono quasi tutto in inglese, però siccome è fisica c'è poche parole, sono tutti passaggi matematici. E io ho acconsentito, quindi nella, come si chiama, speedy copy qua davanti, esistono questi appunti fotocopiati, ok? Quindi è la traccia migliore di quello che io faccio. Ripeto, i commenti personali sono in inglese, però sono conti che io facevo la sera prima o in treno al ristorante per prepararmi la lezione del giorno dopo, ok? Credo che possano essere utili. Poi alla fine molti studenti, quando gli ho chiesto ma li ha usati, finiscono per dire no, perché alla fine prendevano degli appunti buoni. Poi ho un sito che adesso vi scriverò sulla lavagna, e questo sito, attenzione, nell'avviso, nella bacheca di fisica, dovrò aggiornarlo, perché ogni due anni la quantità di materiale arriva rasenta il 100% dello spazio disponibile, quindi io copio di sana pianta in un nuovo sito e butto via il vecchio. E l'ho appena fatto, quindi il sito adesso non è quello dell'università, perché ho cominciato a usare questo sito anni fa. Non so se conoscete Google Sites. Google è il motore di ricerca, no? Google. Quindi sites.google.com/site/Jeff Weiss Fisica Generale, tutto attaccato.
è una A. D'accordo? Ah, non, beh, non c'è la barra finale, c'è lo stesso. Calibriamoci, voi leggete là in alto la mia calligrafia? Qua? Questo forse è il più piccolo che scriverò, riuscite a leggere? Su questo sito parleremo, c'è molto materiale che ho accumulato negli anni. Io faccio lezioni frontali, cioè col gesso, ma molto materiale, specialmente la seconda parte del corso, che è la parte molto più tosta, ho fatto PowerPoint che delle lezioni, e quindi è del materiale che voi troverete. Vanno viste in modalità animazione. Nel sito, quando ci andrete, troverete, magari un giorno verrò qua, non amo portare il computer in classe, io sono un teorico, sono un militante del gesso, però vi descriverò magari come è fatto il sito, ma andate già a curiosare. Questo link vi porterà sulla seconda pagina, non è sulla home page, perché è quella che è attiva, dove c'ho avvisi tipo sospensione delle lezioni, avvisi di vario tipo, quando ci saranno gli appelli, le date, le aule, cose che magari so ufficiosamente prima che vengano messe in rete, prima che vi comunichino. Ci sono gli iscritti, metto i file degli iscritti degli appelli scorsi, c'è una raccolta di esercizi dati negli ultimi anni, poi ci sono queste lezioni PowerPoint, c'è un minimo di struttura, non è un sito molto sofisticato, abbastanza brutale, però c'è dentro tutto quello che vi serve secondo me. Di quello che in più che faccio, che magari troverete con un po' di difficoltà nei libri, ma c'è nei libri, quindi abbiate fiducia. Allora, i libri, ce ne sono tre. C'è questo, questo è il volume dell'elettromagnetismo, c'è un volume della meccanica, ed è fisica generale, quindi questo è il primo testo. Fisica generale. Sono volumi di meccanica ed elettromagnetismo. Gli autori sono Focardi, Massa, che bel nome, e Uguzzoni. Nome un po' meno bello. La casa editrice è la Ambrosiana. Ok. Questo è un libro che ho notato che la notazione e l'approccio è molto molto simile a come faccio io. È un caso, cioè non, ripeto, io non seguo un testo. E vabbè, è un testo che è stato concepito per il nuovo ordinamento, quindi per la 270. Sono due volumi, quindi il corso di fisica che facciamo noi copre sia la meccanica classica, la meccanica di Newton, che l'elettromagnetismo. Quindi sono due volumi, quindi volumi separati, diciamo così. Volume meccanica e volume elettromagnetismo. Poi c'è un altro testo. Questo libro qua, conosco gli autori, sono di Padova, dove io faccio ricerca, e è basato sul testo del vecchissimo ordinamento, antico ordinamento, che era veramente molto molto ben fatto. Poi quando l'università è cambiata, gli autori hanno preso un'accetta e hanno cominciato a tagliare via argomenti dal vecchio libro molto impegnativo, molto grosso. La prima versione di questo libro per il nuovo ordinamento non mi piaceva praticamente, si vedeva abbastanza che avevano tagliato. La nuova edizione, la seconda edizione, è già più smussata e credo che hanno quindi fatto un lavoro decente. La differenza tra questo libro e quest'altro è che questo è nato come libro della 270. Questo invece è un libro nato nell'antico ordinamento e riadattato, va bene? Comunque è un buon testo e gli autori sono fisici di primo ordine, elementi di fisica,
fisica, gli autori prima sono Mazzoldi, Migro e voci, casa editrice è la Edises, se non mi sbaglio, sì, che è una casa napoletana, se non sbaglio, questa è milanese, e anche qua avete diversi volumetti. Questo, quello che ho in mano è il volume dell'elettromagnetismo, c'è il volume della meccanica. Esiste tra l'altro anche il volume meccanica virgola termodinamica, ma io in questo corso non faccio termodinamica, la farete in altri contesti. Quindi mi risulta che esiste la versione solo meccanica, che è più snella, quindi se per caso prendete su questo, avrete anche la parte di termodinamica, ma che questo non lo affronteremo nel corso, non mi hanno dato abbastanza ore per fare anche termodinamica. Se vogliono che io faccia termodinamica, sono ben lieto di farlo, ma ho bisogno almeno di una decina di ore in più, forse anche 14 ore. Terzo testo, aspettate un attimo perché siccome la settimana scorsa ho fatto il precorso, però non sono ancora abituato a parlare, quindi sicuramente la mia voce andrà in crisi oggi, dopo un certo numero di ore, e già adesso si sta seccando. Questo testo ciccione, che è scritto volume 1, ma è l'unico volume, perché il secondo volume è fisica moderna. Questo è il volume che contiene meccanica, elettromagnetismo, fluidodinamica, che non faremo, e credo che ci sia anche termodinamica qua in mezzo. Sì, lavoro, trasmissione termodinamica. E qui, questo è un unico testo, che è il vantaggio che avete un unico libro, invece di questi volumetti. Questo è un testo americano, tradotto, ovviamente. Poi la battuta che ho fatto al precorso, se voi prendete in giro il mio italiano, io mi vendicherò facendo magari gli orali in inglese. Cosa stiamo dicendo? Ah sì, è un testo americano, e l'università americana è molto diversa da quella italiana. Forse le riforme dell'università italiana erano un tentativo, fallito secondo me, di avvicinarsi a quello che fanno, come fanno negli altri paesi. La tradizione americana didattica è molto consolidata, alcuni libri sono veramente capolavori, sono pieni di belle foto, bei diagrammi, referenze, e poi ovviamente durante la pausa potete sfogliare questi libri, si metterò qua. È un libro collaudato da generazioni di studenti ed è in continua evoluzione, quindi questo secondo me è un libro estremamente affidabile. Principi di fisica è il titolo. Autori sono Jewett e Serway. Serway ne ha scritto un casino di libri di fisica per facoltà scientifiche e tecnologiche come ingegneria. La casa editrice è sempre la Edises. Ok? Va bene, i tre testi. Ribadisco, ci sono dei libri, questi sono tre, ce ne sono tanti altri. C'è Resnick, Holiday, c'è Tipler, ci sono tanti testi. Se avete dei dubbi, venite magari al mio ufficio e nella mia bacheca ho una piccola raccolta di altri libri, e uno qualsiasi secondo me alla fine va bene. Poi ci sono gli appunti miei personali, che però vanno presi un po' con la pinza, prima perché sono in inglese, vabbè. Poi qualche errore sparso c'è, quindi non imparate mai a memoria, convincetevi dei passaggi.
Ovviamente lezioni, appunti presi in classe, c'è sempre qualcuno che prende gli appunti molto bene, quindi individuate quella persona. Poi adesso siete molto fortunati perché ci sono le video registrazioni. C'è il sito con un sacco di materiale, veramente tanto materiale. Andate a esplorare quel sito, c'è un sacco di roba. Va bene, modalità del corso, dell'esame. Allora, questa si chiama la seconda finestra. Il corso si svolge in questo semestre qua. Avrò l'obbligo di fare 3 appelli finito il corso, cioè diciamo estivi. Quindi ce ne sarà uno, se le cose vanno come spero, finito il corso, circa 2 settimane dopo ci sarà il primo appello. Non faccio un appello subito, non ha senso. Poi, entro la fine di luglio, proprio alla fine luglio, l'ultima settimana di luglio, ci sarà il terzo appello, e là in mezzo, tra il primo e il terzo, ovviamente c'è il secondo, che tradizionalmente è verso la prima settimana di luglio, ok? Seconda settimana di luglio, al massimo. A settembre c'è un altro appello, che fanno 4. Poi, tipo novembre, ce n'è un altro. È un appello che io odio, infatti sto lottando per abolirlo, che farebbe 5. Poi ci sono 2 appelli, tipicamente gennaio, febbraio, va bene? Che fa 7. Credo che ci sia un ottavo durante il ormai il secondo semestre, follie. Io sto lottando per diminuire il numero di appelli. C'è gente che crede che voi dovreste avere tanti appelli, io sono contrario. Perché cosa succede? Lo studente che ha tanti appelli non sa gestire il suo tempo di studio. Se avete pochi appelli, allora prenderete di mira un appello e sarete molto a fuoco nello studio e non farete cazzate, tipo magari sovrapporre troppi appelli, troppi esami, perché tento, no? L'idea di tentare un esame è la cosa più stupida che potete fare. Dovete studiare, apportare una alta percentuale del programma ben in vostro possesso e andare a fare l'esame. Non si tentano gli esami. Questo messaggio, questo approccio dello studio lo si ha se ci sono pochi appelli. Conosco i miei polli? Sono un pessimista. Chi è un pessimista? È un ottimista con esperienza. Conosco gli esseri umani. Se date troppi appelli, gli studenti vengono e fanno male gli esami perché non hanno veramente preso di mira quell'appello. Vengono così. Quindi io cercherò di diminuire gli appelli. Per il momento la situazione è questa. Domande finora? Modalità d'esame. Quasi sempre, tranne rari casi, ci sarà uno scritto. Lo scritto ha lo scopo di fare un filtro, fare da filtro. Cioè altri colleghi fanno esami dove c'è un voto dello scritto, poi c'è un voto orale e si fa una specie di media ponderata, media semplice, media pesata. Per me no, lo scritto è solo un filtro. Il vero esame è l'orale. Filtro in che senso? Che non voglio che una persona venga a sprecare il suo tempo e il mio a un orale che è molto impegnativo quando non ha studiato. Gli scritti saranno semplici, come vedrete quando comincerete a guardare gli esercizi che la raccolta degli esercizi, gli scritti passati, saranno semplici, si potranno fare in pochi minuti, poi lo scritto magari dura 2 ore, però oggettivamente potrebbe bastare 20 minuti, perché quando un esercizio è semplice, se lo studente non lo fa, la ghigliottina cade senza esitazione, senza attrito. Invece uno scritto complicato, come molti miei colleghi amano dare, ha 2 inconvenienti. Essenzialmente è uno, che impiego troppo tempo a correggere. Se io devo impiegare quarto d'ora o anche più a correggere un compito e ho 100 scritti, potete fare rapidamente il conto del tempo che mi serve. Ma se basta un colpo d'occhio, pochi secondi, io passo, ammesso, non ammesso, ammesso, non ammesso, ammesso, non ammesso, e poi l'esame è orale. Quindi sono scritti semplici.
chiaramente dal mio punto di vista, poi per qualche misterioso motivo voi li trovate sempre, difficili. Ma cosa volete che vi dica? Va bene? Quindi gli scritti sono dei filtri. Ci sono persone che vengono a fare 4-5 volte lo scritto ed è un mistero. Altri magari la media direi un paio di volte. Una prima volta per qualche motivo, ci sono delle studenti che superano subito, ma la maggior parte impiegano due volte. C'è sempre la coda, la distribuzione degli studenti, chi non riesce mai a superare lo scritto, e poi vengono a piangere da me. Ma, come ho detto al precorso, io non sono un assistente sociale, non mi pagano abbastanza, e io sono uno sperimentale, tra l'altro, quindi se uno studente non sa superare lo scritto, è una evidenza che non ha sperimentale, che non ha le idee chiare per farlo orale. Quindi è la cosa che si trascina. Ok, come vi ho detto, la prima parte del corso è fisica classica, fisica di Newton. Poi sarà un tormentone del corso, ma la fisica di Newton è una fisica dove le velocità dei corpi hanno, velocità molto più piccole della velocità della luce, ok? Che per il momento, poi magari aggiungeremo qualche virgola in futuro, cioè scriveremo con più precisione la velocità della luce, ma per il momento ricordatevi che 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Quindi quando i corpi hanno velocità molto più basse rispetto alla velocità della luce, ovvero quando il rapporto VCC è molto minore di 1, che è la stessa cosa, è sufficiente la fisica di Newton per descrivere in maniera corretta e precisa quello che avviene. Quindi in un qualche modo la prima parte del corso siamo in questo regime che è chiamata regime non relativistico. Ok? Quindi questo è fisica di Newton. Va bene? Questa è la condizione, o questa è la stessa cosa, di essere non relativistici. A me piace questo modo di esprimerlo perché uno dei tormentoni del corso è il concetto di che le grandezze fisiche che, di cui parleremo avranno dimensioni. Diventerà sempre più chiaro man mano che parlo. Vi anticipi subito, per esempio, una velocità, cosa che faremo probabilmente già tra un paio di ore, prima della prima pausa, prima delle 11, credo che riuscirò a dirvi cos'è la velocità. Ma dovreste saperlo perché lo vedete sul vostro contochilometri, sul tachimetro. Avete 110, cosa? Chilometri all'ora. Quindi la velocità, a ben guardare, è una lunghezza diviso un tempo. Lunghezza diviso un tempo. Questo è un dato. Allora, uno si chiede, chiedo allo studente, qual è la dimensione, che dimensioni ha la velocità? Lo studente risponde, chilometri all'ora, no! Metri al secondo, no! Non ti ho chiesto in cosa si misura la velocità. Dire chilometri all'ora o metri al secondo è una scelta di unità di misura. In cosa si misura la lunghezza? Cioè questo è un percorso, no? Di quanta strada ho fatto. Beh, quella lunghezza della strada la potete misurare in centimetri, micron, chilometri, anni luce. Quella è una misura, un'unità di misura che voi avete scelto per misurare una lunghezza. Analogamente il tempo potete misurarlo in nanosecondi, picosecondi, secondi, anni, quello che volete, secoli, con una scelta di un'unità di misura del tempo. Qual è la dimensione fisica della velocità? Si scrive così, con una parentesi quadra. Con questa notazione intenderò la dimensione fisica della velocità. La velocità è una lunghezza diviso un tempo. Quindi userò il simbolo L maiuscolo e T maiuscolo per le dimensioni
delle, ci sono delle cose che hanno dimensioni fondamentali, elementari. Lunghezza, tempo, poi probabilmente già sto probabilmente domani introdurremo, dunque c'è una dimensione, sono grandezze fisiche che hanno dimensione di una lunghezza, tipo la lunghezza del tavolo, che non è la stessa cosa che dire in che unità la misuro, c'è una grandezza, il tempo, che è la dimensione di un tempo, sono grandezze in qualche modo primitive che gli esseri umani hanno nel loro modo di percepire il mondo. C'è uno molto più sofisticato che dovrò introdurre, che è la dimensione fisica di massa, quindi questo è lunghezza, tempo, massa. Questo è un concetto sofisticato che dovrò introdurvelo. Nella meccanica, nella prima parte del corso, queste tre lunghezze bastano per tutte le grandezze fisiche che useremo. Per esempio, la velocità è un oggetto ibrido che ha dimensioni ibride, ha le dimensioni di una lunghezza fratto un tempo. E io tante volte lo scriverò così, lunghezza tempo alla meno 1, userò la notazione degli esponenti, spero che la gente sappia questo. Un'accelerazione, non vi ho ancora detto cosa è un'accelerazione, però alcuni di voi forse l'hanno vista nelle scuole, un po' di fisica, o almeno nella vita quotidiana, quando pigiano l'acceleratore e sanno che la macchina sta accelerando, avranno un'esperienza fisica su cos'è questo concetto. Ma in fisica l'accelerazione è una grandezza fisica ibrida che ha dimensioni di una lunghezza diviso un tempo al quadrato. Ok? Una forza, come alcuni di voi hanno sentito dire, Newton ci dice che F uguale ma. Quindi le dimensioni fisiche di una forza è una massa per un'accelerazione. Ok? Tutte le grandezze fisiche in meccanica, nella prima parte del corso, possono essere espresse, sono grandezze fisiche con dimensioni ibride, composte da queste tre fondamentali. Lunghezza, che è un concetto, ripeto, che gli esseri umani hanno più o meno descritto in maniera rigorosa già da qualche migliaio di anni, la matematica, la geometria, la misura della Terra, quanto grandi sono i possedimenti del re, manda fuori i suoi tecnici che misurano il concetto di lunghezza. Il concetto di tempo, ahimè, siamo mortali, il tempo scorre. La massa, ripeto, dovrò spendere qualche ora a spiegarvi cos'è. Con queste tre dimensioni fondamentali, tutta la grandezza della fisica della prima parte del corso. Nella seconda parte del corso c'è bisogno di una quarta. E fino a qualche anno fa era la carica elettrica, che si può indicare magari con la lettera Q. Poi la gente ha preferito usare la corrente, e la corrente si può indicare, non so, con la lettera I. Il legame tra questi due è che le dimensioni di I è una carica diviso un tempo. Attenzione, queste sono dimensioni, non sono le unità di misura. Unità di misura è un'altra cosa. L'unità di misura è quando si decide di misurare una lunghezza in centimetri, quando si decide di misurare il tempo in secondi. Quindi se io misuro le lunghezze in centimetri e i tempi in secondi, allora le velocità saranno centimetri al secondo. Se decido di misurare le lunghezze in chilometri e i tempi in ore, allora le velocità saranno chilometri all'ora. Nel sistema internazionale che si adotta in questo corso, le lunghezze sono misurate in metri. Le lunghezze sono misurate in metri, i tempi sono misurati in secondi e le masse sono misurate in chilogrammi. Quindi, per esempio, una unità di forza nel sistema internazionale, una forza cos'è? Dimensionalmente una forza è una massa per lunghezza per un tempo alla meno 2. Nel sistema internazionale una forza sarà tot 10 cosa? Chilogrammi, metri, al secondo,
nel sistema dove si misurano le lunghezze in metri, i tempi in secondi e le masse in chilogrammi. Se cambiate l'unità di misura, le dimensioni non cambiano! Una velocità è sempre una lunghezza divisa un tempo. Che voi misuriate le lunghezze in chilometri o metri o i tempi in secondi o ore. D'accordo? Cominciamo già a distinguere. Sarà un tormentone del corso. Più lo useremo, più entrerà nella vostra testa. Perché ho fatto tutto questo discorso? Forse perché adesso ho modo di farvi capire perché mi piace questo. Perché il rapporto V su C è un numero adimensionale. E me ne frego delle unità di misura, addirittura. Quindi sto dicendo che questo beta, chiamiamolo beta, è un numero puro, adimensionale, che esprime la velocità di un corpo in unità di velocità di luce. Quindi la luce a che velocità va? Beta uguale 1. Un elettrone che viaggia attorno al nucleo, attorno a un protone in un atomo di idrogeno non eccitato, disecitato, allo stato fondamentale, viaggia a 1 su 137 volte la velocità della luce. Quindi un elettrone che orbita attorno a un protone, atomo di idrogeno, stato fondamentale, la beta dell'elettrone è uguale, cioè la sua velocità orbitale diviso la velocità della luce è uguale a 1 su 137. Ok? Quindi vedete che 1 su 137 è la velocità dell'elettrone espressa in unità della velocità della luce. D'accordo? Quindi è un numero adimensionale. Tutto questo per farvi pensare un attimo. Va bene, dov'è il cancellino? Eccolo qua. La seconda parte del corso, invece, è fisica relativistica. Voi state facendo fisica relativistica? Sì. Perché l'elettromagnetismo, quindi la prima parte del corso, la seconda parte è relativistica per eccellenza. Perché avete a che fare con la luce? Le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità beta uguale 1, la velocità della luce. Quindi, nella seconda parte del corso, in realtà stiamo facendo una fisica che non è newtoniana. Va bene? In realtà, quindi, questo corso è un po' schizofrenico. La prima parte del corso è newtoniano, la seconda parte del corso è relativistico. Per il relativistico, chi è l'eroe della fisica relativistica? È Einstein, no? Questo è l'eroe, e questo è l'eroe, ecco. Va bene. Allora, nella prima parte del corso, è bene cominciare quasi in maniera brutale la fisica. Dunque, spero di aver messo la sveglia. Non ho la sveglia, ecco qua. L'avevo messo in carica. Questo è fondamentale, non mi ricordo averlo fatto. Va bene, io vedo un quarto d'ora fino alla pausa, quindi posso benissimo iniziare. Dai. Ok, allora il problema fondamentale della fisica nasce da un problema di geometria. Dove diavolo si trova un corpo materiale? Poi, al passare del tempo, il corpo materiale si sposterà e il corpo materiale avrà altre proprietà fisiche, come la massa. D'accordo, ma il problema numero uno è dire dove diavolo si trova. Quindi, come ho fatto nel precorso, ma senza ripetermi, abbiamo il problema di localizzare questo punto qua. Immaginate che in questo punto ci sia un oggetto materiale, un pezzo di gesso, un atomo, un razzo, c'è qualcosa là, e volete localizzarlo, dire dove si trova.
Allora, quello che si fa è si sceglie un punto, questo è un punto matematico, che chiamiamo origine, e si decide di dire che questo punto materiale che si trova nel punto matematico P si trova rispetto a questo punto in quella posizione, cioè riesco in qualche modo a localizzarlo. Allora, uno può decidere, come faremo nella fisica, non vicino perché è inutile che sia così lontano, userò la geometria analitica di Cartesio. Quindi deciderò, una volta che ho scelto l'origine, deciderò di dire dove si trova quella particella con delle coordinate, con le coordinate cartesiane. Quindi deciderò di scegliere questa direzione come una direzione speciale, questa qua, e di scegliere una direzione perpendicolare. Chiameremo questo l'asse X, chiameremo questo l'asse Y. Metterò la freccia per intendere che andare in questa direzione sto aumentando la posizione. Se io vado in questa direzione qui, la mia coordinata X sta aumentando, quindi sto associando la retta dei numeri reali, sto usando la retta dei numeri reali per costruirmi delle coordinate. La freccia sta a indicare che di qua ho i numeri positivi, di qua avrei i numeri negativi. Analogamente, questa è la freccia delle Y positive, questa è la direzione di Y negative. Viviamo in un mondo tridimensionale, quindi l'asse Z dove sta? Useremo le convenzioni in questo corso, è ahimè della mano destra, quindi chi è mancino dovrà sedersi sulla sua mano sinistra e usare la destra per rappresentare la direzione dell'asse Z. Quindi userete la mano destra nel seguente modo: indice, indice l'asse X. Il mio indice, vedete, è molto storto, è l'artrite reumatoide, fa molto male quando scrivo. Silenzio. Asse X, il dito medio è l'asse Y e il pollice è l'asse Z. Regola della mano destra, ok? Quindi l'asse Z esce dalla lavagna. Ok? Regola mano destra. Se voi usavate la mano sinistra, sempre con l'associazione che indice è l'asse X, dito medio è l'asse Y, dov'è l'asse Z? X, Y, vedete che la Z entra nella lavagna. Quindi le danno due Z diverse per un segno, mi raccomando, usate la mano destra per non sbagliare di segno l'asse Z in questo corso. Regola della mano destra. Ok, allora molto semplicemente uno ha deciso, si presume, di avere delle unità di lunghezza, decide di misurare le lunghezze in centimetri, metri, chilometri, anni luce, e stende delle tacche, cioè questa è l'unità di lunghezza, e usa questo per tracciare delle tacche sull'asse X. Supponete che l'asse Y abbia la stessa tacca, perché non è detto, potreste decidere di avere l'asse Y, l'asse X avere due diverse unità di misura, ma useremo la stessa, per esempio metri, e potete associare a questo punto delle coordinate, quindi questo signore qua 1, 2, 3, 4, quindi questo signore ha coordinate 4, virgola, virgola, non è un virgola, è una virgola divisoria, non è la virgola decimale, è la virgola divisoria, sto scrivendo una coppia ordinata, anzi in realtà sto scrivendo una terna, perché voglio scrivere le coordinate X, Y e Z del punto, quindi la coordinata X è 4 qualcosa, virgola decimale qualcosa, ma arrotondiamo a 4. Questo facciamo 2,5, userò ahimè il simbolo decimale qua, non uso le virgole come in Italia, uso il decimale, il punto decimale, non la virgola decimale. Che stiamo facendo fisica, cioè la virgola decimale non si usa in ingegneria, si usa il punto decimale. E la Z chi è? Allora, per semplicità, supponiamo che questa lavagna, i punti della lavagna, abbiano Z uguale a 0. Quindi tutti i punti della lavagna hanno Z uguale a 0, quindi questo è un problema bidimensionale, si svolge in un piano. Quindi in questo particolare
punto sta sulla lavagna e quindi ha coordinata 0. Se il punto si trovava, che so, qui, dove è il gesso adesso, io avrei dovuto usare, nell'ipotesi di usare la stessa tacca per misurare le lunghezze nella direzione x, allora conterei quanti di questi stanno, no? In questo segmento, quanti di questi segmentini ci stanno dentro e scriverei giù il valore che ha. Se il punto fosse dall'altra parte della lavagna, avrebbe un valore negativo, perché l'asse z positivo, si intende, esce dalla lavagna, quindi un punto dall'altra parte della lavagna avrebbe coordinata z negativa. Allora, per semplicità di disegno, anzi facciamo uno schizzo dell'asse XYZ, non guasta, così sfido la vostra capacità di visualizzazione. Ok? Supponete che io chiami questo l'asse X e questo l'asse Y. Qual è la direzione positiva dell'asse Z? Abituatevi verso l'alto, ok? D'accordo? Allora, per il momento il punto è, quel, è su questo piano qui, quindi io potrei mettermi le mie tacche, 1, 2, quante ne ho fatte? 4, 3, 4, e il punto si trova, e poi devo fare quanti nella direzione Y, 2 e mezzo? 1, 2, 3, quindi il punto si trova più o meno qua. Per puro caso era sulla. Ok? Questo qui è il piano. Questo qua è il piano della lavagna. Ok? Cioè il piano XY. Ok? Piano XY, cioè Z uguale a 0. Va bene? D'accordo? Adesso, siccome sto partendo in quinta, poi avremo modo per discutere, supponete che il corpo si stia muovendo, ok? Al passare del tempo. Quante cose devo dire? Cos'è il tempo? Cos'è un orologio? Supponete che il corpo a un certo momento si stia muovendo, cioè che questa è la posizione del corpo. Immaginate che questo sia l'asse del tempo. Sto immaginando che il tempo possa essere rappresentato dall'asse dei numeri reali, che all'aumentare del tempo, ahimè, il tempo va in avanti, che ci sia un primo istante, e quindi immaginate che il corpo si trovi qui, nel punto, chiamiamola, cominciamo a usare una notazione, siccome questo punto ha coordinate XY, ignoriamo la Z, si svolge sul piano il moto, così mi alleggerisco un po' la notazione. In questo istante qua, chiamiamola T1, supponete che la particella si trovi qui. Quindi nell'istante T1 qual è la sua coordinata X? È questa quota. Qual è la sua coordinata Y? È questa quota. Quindi se volete, questa quota qui è l'istante Tx nell'istante T1 e questa quota qua è la coordinata Y nell'istante T1. Ok? Poi il corpo si sposta, in un altro istante, T2, il corpo magari si è spostato qui. Quindi la sua nuova coordinata X è questa qua, e la sua nuova coordinata Y è questa qua. Questa è la coordinata X, e questa è la coordinata Y. Il punto si è spostato. Ok? Quindi questo punto qua, potrei scrivere così, x nell'istante t1, y nell'istante t1, questo è il punto x nell'istante t2, y nell'istante t2. E potete immaginare che se questo fosse un problema tridimensionale, la generalizzazione sarebbe del tutto banale, no?
Va bene? Quindi io in realtà ho tre funzioni. Ok, mettiamo dei numeri, quindi le distanze T1, 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 T2, 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 X, cosa è successo? Dal valore, cosa aveva l'istante T1? Era 4, quindi metto qua lungo l'asse X. Guardate questo diagramma, questo è un diagramma nuovo, è un diagramma ibrido, perché l'asse delle ascisse ha che dimensioni? Tempo! L'asse delle ordinate ha le dimensioni di una lunghezza. Quindi questo è un grafico di un tipo nuovo. Non è un grafico cartesiano XY, dove XY magari è un problema di geometria, quel punto si trova nello spazio. No, questo è un grafico nuovo. Sto disegnando la X come funzione del tempo, quindi questa è la variabile dipendente del tempo, l'ascissa è un tempo, poi l'unità di misura lo decideremo, sarà secondi, ore, quello che è. L'ordinata è una lunghezza e misureremo la lunghezza in metri, centimetri, anni luce. Quindi avrò delle tacche temporali qua, che saranno tacche di un secondo, di un minuto, di un'ora, e avrò delle tacche qua che saranno delle lunghezze, un metro, un chilometro. Quindi se questa era la tacca X, uso questa qua, ovviamente il disegno rischio di farlo troppo 1, 2, 3, 4, quindi nell'istante T1 lui si trova con un X uguale a 4, si trova quassù il valore del punto. Quindi ho un'attacca. Notate, queste sono tacche di lunghezze, qui ho delle tacche di tempo. Nell'istante T2 lui si trova dove? 1, 2, facciamo 2 e mezzo? Quindi nell'istante T2 lui si trova qui. Y1 cos'era? Y1 era 2 e mezzo, quindi devo farmi le tacche. 1, 2, 3, 2 e mezzo è circa qui, e la Y è andato a 1, 2, 3, 3, facciamo 4, dai, tanto per fare un disegno più semplice, mannaggia a me non ne ho disegnate abbastanza distanti, 1, 2, 3, 4, come faccio? Raso il disegno, eccolo qua. Tutte le tacche uguali per quanto concerne le tacche di lunghezza? Bene, allora questo è la tacca 4. Quindi cos'era? Non mi ricordo più. La Y1 era a 2,5 e la Y2 è a 4, avevo tanto per semplificare il disegno, e me lo trovo qua su. La Z cosa fa? Era 0, rimane 0, quindi il grafico della Z è che lui è qui e lui è qui. Ok? Se volete potete collegare quei punti con un segmento per guidare il vostro occhio, così lo vedete bene. La tendenza, se non altro, una tendenza, specie una tendenza media, potrebbe... E qua ci vorrebbe forse un gesso colorato. Allora, guardate queste tre coordinate, la X, la Y e la Z, e vedete che la X cosa sta succedendo? Sta diminuendo, la Y sta aumentando e la Z non cambia affatto.
il punto 2, se questo è il punto 1 e questo è il punto 2, con questa notazione intendo più P1, cosa intendo? Intendo la posizione quando il T, quando T vale 1. Il punto P1, cioè la posizione 1 e la posizione 2 rimangono sulla lavagna, la Z non è cambiata, la Y è aumentata, il punto è andato più in su e la X è diminuita, è venuta più a sinistra, ok? E direi di fare una pausa qua. E ovviamente cosa farò nella seconda ora? Rapporti incrementali e derivate.